Buonasera, siamo live, ciao a tutti, ciao, siete già tantissimi, aspettiamo che arrivi Giuseppe che è già arrivato puntualissimo, adesso arriva eh. Hola. Ciao, ciao, come stai? Bene, grazie. Tu? Bene, 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 bene. Assolutamente, benissimo. Bene. Domenica, quindi, relax. Ah, sì. Beh, domani è già lunedì comunque, quindi. Grazie di avermelo ricordato, gentile, gentilissimo. Bene, io mi sono pure messo la camicia per sembrare più Io no, invece, intellettuale. Ma te non ne hai casual bisogno. Sunday. Ma te non ne hai bisogno. Tu sei più Dunque. giovane, quindi tu giustamente cerchi di darti un tono con la camicia, cioè invece da vecchio devo fare il Mi piace contrario, come devo mettermi dici, la maglietta, così. cerchi di darti un tono. Cerchi, ci prova, ma. Tu Bene, dove sei? allora. Sei a casa? Sì. Sì, hai visto, sembra uno studio, in realtà l'ho Infatti, arredato. solo quell'angolino, per il resto delirio. Di No, in solito è così. realtà tutta la parete, però l'ho preparata per le dirette. Fantastico. Tra l'altro è un audio Quindi. della Madonna, quindi stare usando un microfono. No, No? è il microfono dell'iPhone. Tu mi senti bene? Benissimo. No, no, ma voce proprio scandita, perfetta. Qualcuno dice voce croccante, questo me l'ha detto un tecnico del suono una volta, mi ha detto che era voce croccante, voleva dire che il microfono era giusto. Quindi, Ah, però allora sono delle finezze, fantastico. finezze da No, ho qui tecnico. le cuffie, ma se si sente bene. No, no, sento bene. Addio. Perfetto. C'è Tarek che ci saluta. Ciao Tarek. Ciao a tutti, vabbè, io direi che possiamo iniziare. E Guida tu. io lascerei prima che tu ti presentassi perché non amo presentare gli ospiti, anche perché puoi dire quello che vuoi, penso sia giusto così. Quindi presentati pure, per chi non ti conoscesse. Tutti, tutti, grazie. Sono Giuseppe Stigliano, amministratore delegato di un'agenzia di marketing e comunicazione, che si chiama Wunderman Thompson, è nato da 2 anni dalla fusione di due agenzie storiche, una delle quali era J. Walter Thompson, agenzia di pubblicità più longeva del mondo, e l'altra invece Wunderman, una società che fa parte della stessa holding, dello stesso gruppo che si chiama WPP, che invece era relativamente più recente, e quindi diciamo l'unione di un'anima prettamente creativa con un'anima più digitale, tecnologica, e di CRM, data, eccetera, ha dato vita a Wunderman Thompson, che è questa realtà di cui sono amministratore delegato per la sede italiana. Sono docente in Yulma, in Cattolica principalmente, ma poi ogni tanto faccio qualche incursione altrove, insegno da una parte retail marketing innovation e dall'altra business innovation, quindi diciamo temi legati all'innovazione di business o con specifico riferimento al mondo del retail o un po' più in generale, modelli di business, come aggiornarli alla luce del digitale. E poi, come ultimo aspetto, diciamo così, della mia vita e carriera, 2 anni e mezzo fa ho incontrato una persona per me importantissima, che si chiama Philip Kotler, Per tutti importantissima. che ha 50 anni più di me, quindi io quest'anno ne faccio 40, lui quest'anno ne fa 90, quindi insomma importante. E che però è chiaramente super guru, marketing, e non solo, ha scritto oltre 70 libri, insomma. Personaggio di grandissimo spessore, con il quale ho avuto l'incredibile privilegio poi di scrivere un libro io. Si chiama Retail 4.0, è uscito a novembre 18 in italiano, è stato tradotto in giapponese, in coreano, in spagnolo, adesso esce in cinese, insomma, tante lingue. E il 9 di aprile pubblichiamo un altro libro assieme al prof, quindi a Kotler e a Riccardo Pozzoli, e questo libro parla solo di moda, si chiama On Life Fashion. 10 regole per un mondo senza regole, quindi ci sono di nuovo le 10 regole, abbiamo il pallino delle regole, quindi proviamo a dare un po' di indicazioni per l'uso a chi fa questo lavoro oggi. That's it. Figo, figo, te l'avrei chiesto io, però l'hai già detto tu del nuovo libro, quindi Sì. E aspettiamo, beh, no, aspettiamo. come si dice, non chiedete a un pubblicitario di non fare pubblicità. Ovvio. Beh, io invece che dire? Io, no, beh, sono cofondatore di questa realtà, chiamiamola realtà, di questo progetto che è SmartTalks, sono stato tuo alunno 2 anni fa. Sono ancora studente in Yulm, sono attualmente social media manager e copywriter. E
E piaciuto il porto. corso? Il Ti è corso, piaciuto il sì. corso? No, Vabbè, tu. non puoi dire altrimenti, No. stai molto attento. Ma tu sai già che sei uno dei professori preferiti. Ma è una questione anagrafica, dai, sarà l'anagrafe. No, no, C'è per un gap questione proprio. minore. Per metodo di insegnamento. Perché non sono un professore, forse quella è la verità. Sì, ma ci sono tanti che comunque non sono professori. Cioè, non è facile insegnare. Ha voglia, Tu ci anzi, riesci guarda, bene? l'altro giorno, anzi, così faccio uno spot ad un amico, Alberto Mattiello, che peraltro lavora con me, ha scritto un libro pazzesco che si chiama Doppia accelerazione, che non so dov'è perché lo sto leggendo adesso. E uno dei capitoli è dedicato ad una cosa che si chiama flipped classboard, cioè che è la classroom, scusami, flipped classroom, ed è un concetto di insegnamento fichissimo, cioè che parte dal presupposto che se le lezioni frontali sono delle situazioni in cui c'è relativamente poca interazione, nel senso che c'è un docente che trasferisce a 50, 100 persone che stanno lì ad ascoltare i contenuti, e poi magari la parte più formativa è quella che avviene mentre studi, mentre ti confronti con quei contenuti, mentre ci ragioni, mentre ti vengono delle idee, mentre non capisci delle cose. Potrebbe essere il caso di invertire le due cose. E quindi le lezioni frontali, il docente le registra, le manda agli studenti le ascoltano, e poi quando ti ritrovi in aula o fisicamente o virtualmente, come ci tocca, ahimè, in questo periodo, lì fai solo il confronto. Quindi prendi, che ne so, il capitolo 1 e dici: ragazzi, vi ricordo il capitolo 1, il concetto era questo, questo e questo. Che ne pensate? E lì provare ad avere un dibattito, a confrontarsi. Quindi è proprio un flipped classroom perché è l'inversione, cioè anziché fare lo studio per conto tuo e la didattica frontale in aula, fai il contrario, fai la didattica Certo. frontale per conto tuo e lo studio, il dibattito in aula. Secondo me è interessante, quindi adesso non escludo una sperimentazione in tal senso, quindi userò gli studenti quest'anno come cavie, non è carino, insomma. Ah, saranno sicuramente felici. Alla fine penso sia un metodo più efficace, anche più interattivo, no? Quindi. Sicuramente con studenti più senior, quindi ultimi anni, oppure con professionisti, cioè con persone che sono già completamente autonome nella fruizione del contenuto, magari con uno studente del primo anno che viene da scuola dove era abituato ad avere un certo tipo di impostazione, col docente che ti spiega le cose, eccetera, diventa un salto eccessivo. Però se hai già un tuo metodo per assimilare, se sei capace, se vuoi flessibilità, perché tu potresti dire, sai che c'è, io durante il giorno mi faccio i fatti miei, addio. C'è Patrizia Musso, che peraltro è stata mia prof, quindi Aiuto. adesso mi manderà a stendere, però il tema del, cioè se hai, vuoi la flessibilità di dire: fruisco i contenuti in qualsiasi momento, quindi li ascolto di sera a letto, ascolto la lezione il giorno dopo, poi in aula vado a fare domande, a dire: ah sì, mi è capitato con, non so, con quell'acquisto, in quella situazione, quell'esperienza, eccetera. Secondo me è interessante perché si stimola il dibattito molto di più. Però Sì, vedremo, non sono so. d'accordo. Chiederò a Patrizia che cosa ne pensa. Beh, comunque ci sta mandando un sacco di cuoricini, sicuramente tutti per te. Io direi che possiamo iniziare qui, se non ti guardo delle Vai. volte perché Guida tu. leggo le Guida tu, domande. guida tu. Dunque, parliamo di retail e di come questo è cambiato, come cambierà a causa della pandemia. Tu ne hai già parlato diverse volte, io ho preparato delle domande, come hai già visto, abbastanza generiche in modo da lasciarti ampio spazio e Allora, posto che io le per domande non me le ricordo e quindi ti prego andiamo a braccio. Non essere troppo settoriali. Comunque, Esatto, anche per quello. oggi l'aspetto del retail fisico, così come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, è cambiato, no? A causa della pandemia. E in questa nuova normalità sembra esserci la necessità di ridisegnare un nuovo modello di brick and mortar. Ma in che modo? Anche se ovviamente in contesti come questi è difficile fare previsioni, lo spazio fisico sarà ancora in grado di offrire l'esperienzialità legata al concetto di retailment e continuare ad essere competitivo? A posto che non lo so, cioè la verità è che io non so la risposta a questa domanda. Ovvio, secondo te. Esatto. Allora, intanto per i non, come dire, impallinati di retail, brick and mortar è una locuzione anglosassone per intendere i negozi fisici. Io sono innamorato professionalmente di un docente di Oxford che si chiama Luciano Floridi, che ha, tra le tantissime cose che ha scritto, di una profondità clamorosa. Lui è un filosofo, però si occupa di temi che ci riguardano. Peraltro insegnerà a Bologna da adesso, da quest'anno. Lui ha coniato un po' di tempo fa ormai questo concetto di on life,
che peraltro dà il titolo al libro di cui parlavo prima. On Life è proprio questo neologismo, la cui idea è che non sei né online né offline, o né online né on land, ma sei on life, cioè la nostra vita avviene ormai in un'acqua salmastra, se vuoi, no? Che non è né dolce né salata. E tutti noi dovremmo fare come le mangrovie. Come sai, le mangrovie hanno questa capacità di vivere in acqua salmastra, perché hanno delle radici profonde che pescano l'acqua dolce e delle radici di superficie che riescono a pescare anche l'acqua salata. Quindi, a seconda del contesto, quelle pescano un po' di qua, un po' di là. Quindi dovremmo essere tutti delle mangrovie e vivere in quest'acqua salmastra che è on life. Quindi non è né digitale né fisico. Qualcuno più semplicemente lo chiama figital, no? Questa fusione tra fisico e digitale. Io credo che si debba fare quella che all'università viene, e quindi nei libri, nello stesso libro di Retail 4.0, chiamiamo omnicanalità. La verità è che l'omnicanalità è più facile a dirsi che a farsi. Cosa vuol dire omnicanalità? Vuol dire che anziché concepire l'azienda in base alla propria struttura, e quindi il dipartimento ricerca e sviluppo, il team marketing, il team sales, il team che si occupa di social media, il team che si occupa della logistica, eccetera, eccetera. Quindi strutturare l'azienda per come ha bisogno di essere strutturata l'azienda per funzionare, e poi vendere un prodotto a qualcuno e gestire e orchestrando il tutto, si fa il contrario. Cioè si concepisce l'offerta, quindi la struttura dell'azienda, in funzione di quelle che sono le priorità delle persone, se vuoi, quindi il bisogno a quale vogliamo rispondere. Questa cosa è più facile a dirsi che a farsi, nel senso che se tu sei un'azienda che nasce oggi, fai la tua startup, risponde a un bisogno specifico e costruisci l'azienda attorno a quello, ci riesci. Ma se c'è un'azienda che ha decine di anni, prima di ristrutturarla tutta, riorganizzarla tutta e fare questa cosa, insomma, è un po' complicato. Quindi è più facile a dirsi che a farsi. Per rispondere alla tua domanda, ho parlato con l'amministratore delegato di un'azienda che è un retailer puro, cioè loro fanno questo lavoro, hanno i negozi da una vita, hanno sempre fatto questo, fanno quello benissimo, eccetera, di recente. E lui mi diceva: io ho capito una cosa, io non posso vendere online, non posso fare e-commerce, perché mi costa troppo. Assumere le persone, riqualificare quelle che ho, farmi l'infrastruttura tecnologica che mi serve, dotarmi dell'e-commerce giusto e mettermi a fare concorrenza ad Amazon e Zalando, mi ammazzano. Non ce l'avrò mai quella capacità di fuoco. Quindi per me omnicanalità vuol dire un'altra cosa, vuol dire investire sul fisico, perché è quello che so fare bene, sul brick and mortar, come dicevi tu. Utilizzare i social media, perché a quelli posso accedere più facilmente, per dinamiche di content to commerce, quindi avere persone che raccontano i prodotti, che raccontano i servizi che offriamo, magari indirizzarle verso il negozio per venire a provare. Avere un mio e-commerce, certo che sì, perché comunque lo devo avere, perché ci potrebbe essere qualcuno che ha comprato un paio di scarpe e le vuole cambiare semplicemente perché si sono usurate. E vuole lo stesso modello dello stesso numero, per cui doppio clic e compra istantaneamente. Quindi vuole essere ispirato, cercare, bla bla bla. Quindi sì che lo devo avere il mio e-commerce, ma la verità è che poi mi creo uno store dentro Amazon, collaboro con Zalando. Cioè l'omnicanalità non vuol dire che li devi gestire tutti tu in maniera proprietaria questi canali, perché spesso è impossibile, quindi diventiamo troppo dei teorici, no? Se parliamo di questa cosa. Quindi per ottenerla, la verità è che devi fare un censimento di tutti quelli che sono i canali di vendita, di comunicazione che può avere la tua azienda con il pubblico. Una volta fatto questo censimento, fare un'analisi di quelle che sono le tue capacità, le tue competenze, la tua capacità di investimento, i tuoi talenti, e decidere quali sono i canali strategici da presidiare portandoteli in casa, quindi assumendo persone, acquisendo una startup, acquisendo competenze, eccetera, e quali invece gestire. Sì, comunque gestirli, ma con terze parti e quindi collaborando con altri. A quel punto crei un'alchimia che è tutta tua, in cui in alcuni casi c'è dei canali proprietari di cui hai tanti dati, in alcuni non li hai, hai meno dati perché li gestiscono terze parti, ma cerchi di mediare, e costruisci un cocktail, esattamente come li beviamo, in cui è unico, perché è tuo, perché ci sono ingredienti tuoi prestati da altri, costruisci un ecosistema, mixi gli ingredienti e poi offri un servizio. L'ambizione deve essere sempre la stessa. La persona che c'è dall'altra parte non deve percepire nessuna soluzione di continuità, cioè non deve capire quando la cosa è gestita da te direttamente o no. Chiaro che se è su Amazon capisci dove la stai gestendo tu, ma se è il tuo store dentro Amazon, idealmente deve esserci una customer experience coerente con quella degli altri punti vendita. Non so se ho risposto, però la Sì. risposta, cioè, c'è chi dice: ma quindi l'on-life è adatto anche alle PMI, ma tutta la vita. Cioè on-life non è una, come l'omnicanalità, non è una strategia di marketing per i grandi.
magari i grandi si possono permettere di gestire direttamente più punti di contatto, perché possono assumere persone, perché possono portarsi in casa competenze, perché possono acquisire start-up. Ma in realtà chiunque in questo momento vive nell'on-life, vive a cavallo tra digitale e fisico. Cioè, nel momento in cui voi state guardando la televisione, ipotizzando che abbiate solo, cioè che non sia una televisione digitale, che la stiate guardando in maniera analogica pura, se state guardando la televisione e avete però un iPad sul ginocchio e l'iPhone in mano, siete su Instagram, voi siete online o offline? Nel momento in cui siete in farmacia in coda e nel frattempo fate snackable content, come si chiama, no? Cioè i contenuti che fruite tipo snack perché sono, che ne so, sul feed o sono delle stories. Siete online o offline? Se siete al supermercato e vedete il prezzo di un prodotto e vi sembra carissimo e l'andate a controllare online, siete online o offline? Cioè è difficile decidere qual è il confine, no? Sì, e quindi una soluzione potrebbe essere quella di appoggiarsi a terzi e poi costruire un ecosistema interno a partire Assolutamente sì, dall'azienda. assolutamente sì. Io lo chiamo be exponential, l'idea di andare a strutturare la tua value proposition, cioè quello che vendi, in maniera esponenzialmente più grande di quello che ti potresti permettere da solo, proprio perché collabori con altri. Quindi, ti faccio un esempio banale. Poste Italiane vuole entrare nel settore fintech robo advisory. Ora, per un'azienda come Poste Italiane significa un triplo salto carpiato quantico perché devono stravolgere l'azienda. Quindi il bivio è o ci provo, investo un sacco di soldi e ci riesco con dubbi risultati rispetto ad una startup, oppure non faccio niente e mi faccio fregare il business da qualcun altro, che è quello che nella letteratura di business si chiama blockbuster moment, non credo di dover dire perché. Quindi volendo evitare il blockbuster moment e volendo evitare di spendere un sacco di soldi per reinventare la ruota, la terza opzione è collaboro con terze parti e collaborano infatti con una startup bellissima che si chiama Money Farm, che fa wealth management, quindi gestione del risparmio e fa servizi di questo tipo e attraverso una partnership industriale vendono i loro servizi. Se la partnership è strutturata bene, quindi diciamo è win-win, si scambiano i dati, si costruisce insieme, si fa il come si dice, next best action sul cliente nel miglior modo possibile, eccetera, eccetera, questa cosa funziona. Anziché fare la partnership solo con una startup, la fai con N terze parti, può essere l'università, il centro di ricerca, la startup, un'altra azienda, addirittura i concorrenti. A volte le partnership si fanno anche tra concorrenti. Guarda durante la pandemia, Apple e Google hanno lavorato insieme per sviluppare soluzioni per il tracciamento. Quella si chiama co-opetition, no? È la collaborazione tra competitor. Ed è una cosa che si fa, funziona, ha senso. È difficile perché devi mettere da parte Immagino. l'orgoglio. Cioè, c'è stato un momento in cui Steve Jobs ha capito che non poteva continuare a fare concorrenza a Bill Gates e Microsoft ha investito in Apple. C'è stato un momento in cui Samsung ha dovuto scegliere se vendere o no, e saluto Massimo Bullo di Samsung che ho visto collegato, ha dovuto scegliere se vendere o no gli schermi all'iPhone che io e te stiamo usando, e alla fine ha scelto di sì. La scelta è difficile quando fai co-opetition, quando collabori con un competitor, perché gli do know-how, gli do la tecnologia di ultima generazione, gli do una soluzione pazzesca che renderà il loro prodotto ancora più figo e quindi che mi farà ancora più concorrenza, oppure no. La decisione è difficile, perché devi mettere da parte l'orgoglio in alcuni casi per ragioni diverse. Devi pesare quanto ti ritorna nel breve periodo a livello di soldi e quanto nel medio a livello di concorrenza. Cioè, è veramente complicatissimo, sto dicendo che è facile. Però credo sia la soluzione, cioè in un momento che cambia, in un mondo che cambia così velocemente, no? Alla velocità di un algoritmo, dico io nel libro, cavoli, in un mondo che cambia così velocemente, reinventare la ruota e cercare di fare tutto in casa è un suicidio. È molto più facile far leva su competenze di altri e costruire degli ecosistemi fluidi, no? In cui ci No, provi. chiaro. Ma alla fine si può comunque trovare una convergenza di interessi anche tra competitors, alla fine, cioè, Assolutamente sì. Beh, immaginati alla sull'elettrico, fine. no? Le stazioni di ricarica delle auto elettriche. Facciamo ogni casa automobilistica che fa le sue, o No, è cerchiamo di chiaro. lavorare insieme e saranno compatibili per tutti, così come c'hanno le macchine. Però mettiti d'accordo, non è così scontato. Chi le paga? Pagano tutti in parti uguali? Pagano in proporzione al numero di macchine che vendono? O a quanto costa la macchina? O al margine che fanno?
o a quanti veicoli ci sono in quel determinato stato, o, cioè, capisci che sono È domande abbastanza importanti, non è così complesso. scontato, è complesso, ma soprattutto devi mettere Sì. d'accordo un sacco di cose. Però il principio è quello. E invece, in un periodo come questo, in cui tanti player digitali si stanno spostando verso un modello fisico e tanti player fisici stanno convergendo verso un modello più digitale, convertendo ovviamente il proprio business aziendale anche, ci sono casi dove la parte fisica diventa semplicemente una vetrina per il click and collect, no? E, secondo te, questo processo qui, che conseguenze potrebbe portare? Ma allora, torno a quello che dicevo prima sull'omnicanalità, cioè ognuno ha la sua alchimia, ognuno ha il suo cocktail. C'è chi dice no, io voglio essere un pure digital player, okay. C'è chi dice no, io lo store lo voglio, ma lo uso solo come vetrina. C'è chi dice no, la vetrina fisica è importante perché è anche un mezzo di comunicazione, mi dà credibilità. La gente che passa davanti all'insegna è come se fossero delle impression di un banner o di un annuncio pubblicitario. Diciamo, avvalorate dalla credibilità che ti dà il fatto di avere dei punti di vendita fisici in cui può far succedere delle cose. C'è chi dice: no, io ho un prodotto che va esperito, va toccato, va annusato. C'è chi dice: io ho bisogno di un rituale di vendita attraverso cui passo valore. Quindi non c'è un one size fits all, come si dice, non c'è una risposta valida per tutti. Dipende dal settore, dall'alfabetizzazione digitale del tuo target, dalla tipologia del prodotto che vendi, dalle caratteristiche del tuo paese. È infinita. La risposta non c'è. C'è però il tuo cocktail, la tua soluzione sull'omnicanalità. Guarda, ti cito due esempi, Bose e Bonobos. Bose la conosciamo tutti, no? Tecnologia audio, eccetera. In Europa la conosciamo tutti, ci sono altre regioni del mondo in cui non è così conosciuta. Bose, un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, ha deciso di chiudere tutti i negozi d'Europa. È venuto fuori un pieno. Ah, quindi è morto il retail fisico, il brick and mortar non esiste più, è tutto digitale, Bose non crede più nei negozi. Poi vai a leggere bene, lo hanno chiuso in Europa. Hanno chiuso in quella regione del mondo in cui il loro brand è consolidato, in cui non hanno bisogno di far provare il prodotto per avvalorarlo dal punto di vista della credibilità, della qualità, eccetera. Quindi hanno chiuso dove il costo di tenere aperto era superiore al beneficio. In altri paesi, dove invece hanno bisogno della presenza fisica, hanno bisogno di raccontare il prodotto, hanno bisogno di farlo provare, hanno lasciato aperto a proposito del cocktail. No, quindi qua stiamo parlando di un retailer che vende online e che in alcune regioni del mondo ha deciso che online ormai è talmente consolidato che la presenza fisica è più il costo che il beneficio. E quindi il loro cocktail è stato quello. In questa parte del mondo hanno fatto così, in altre parti del mondo no. Bonobos fa abbigliamento maschile, è americano, nato come pure digital, totalmente pure digital. Poi ad un certo punto ho detto, sai che c'è? Apriamo uno store. E sai che c'è? Non si può comprare niente. Cioè negli store c'è tutto l'assortimento, puoi Uno andare a provare il showroom. prodotto, uno showroom, lo provi, lo vedi, vedi la taglia, e poi però se vuoi fare la transazione, la fai anche lì col tablet, con l'assistente di vendita. Ma stai comprando online, stai mettendo la carta di credito online e ti arriva a casa. E ne hanno aperti centinaia di punti vendita così. Non vendono niente. Quindi... E poi posso citarti ancora Samsung, che ha un negozio che si chiama 837 nel Meatpacking District a New York, che è uno showroom dei loro prodotti totalmente esperienziale, dove non puoi comprare nulla, Sì, tranne che il poi caffè e le brioche. Il ha fatto caffè e lo le brioche stesso puoi comprare. anche, ha fatto lo stesso anche, sta facendo lo stesso anche Zara, mi sembra, no? Ma ci sta, però come vedi, ognuno c'ha il suo cocktail, nel senso che nei tre esempi. Bose ce li aveva, li ha chiusi in una parte del mondo per una ragione. Bonobos non li aveva, li ha aperti ma sono solo showroom. Samsung ne ha alcuni, cioè non ha punti vendita diretti, nel senso che perlomeno nella maggior parte, stragrande maggioranza dei casi vende attraverso terze parti. In quel caso ha aperto un punto vendita che è più uno showroom, flagship, esperienziale. Quindi non c'è la risposta giusta. E peraltro tanti stanno sperimentando, quindi qualcuno apre, qualcuno sperimenta in una direzione, qualcuno fa un test in un modo, quindi è molto fluido, per quello mi interessa molto e credo sia interessante parlarne, insomma. Sì, e c'è anche Gaetano che ci dice che l'80% delle botteghe nei centri cittadini non ha le risorse né le skills per avviare un processo di trasformazione online. E questo è un tema che le politiche economiche non possono più trascurare. Sono d'accordo, però ripeto, ognuno ha il suo cocktail. Cioè, da un lato sono d'accordo con lui e quindi le politiche economiche devono supportare l'alfabetizzazione digitale, la trasformazione digitale, tutta la vita. Dall'altro, io conosco una libreria minuscola di Milano che durante il lockdown, ma anche prima, la proprietaria faceva delle dirette come quella che stai facendo tu, in cui ogni volta presentava un libro e tirava in mezzo un ospite diverso e parlavano del libro.
E poi ovviamente rimandava tutti o ad andare in libreria o quando non si poteva comprare sull'e-commerce e diceva: ragazzi, certo che lo potete comprare anche su Amazon e gli altri siti, però se lo comprate sul mio in un momento del genere mi date una mano. E dopo che aveva dato tutto quel valore, commentandolo, facendo la recensione, confrontandosi con qualcuno, la gente aveva piacere a comprare, cioè se decideva di comprare quel libro aveva piacere di comprarlo da lei. E quindi in realtà qua di cosa stiamo parlando? Di un tool che possono usare tutti, smartphone, e che hanno tutti, di un social media che tecnicamente è gratis, anche se, insomma, come si dice, quando una cosa è gratis vuol dire che il prodotto sei tu, quindi non sono molto convinto che sia gratis, ma lasciamo stare. È accessibile, mettiamola così. E lei faceva delle dirette in cui riusciva a raccontare i suoi prodotti e la gente li comprava, per cui è un Molto, molto esempio, però on-life, no? è molto online ed è una piccola libreria, quindi non è una multinazionale che ha bisogno di chissà quali risorse, però sono d'accordo che va supportata questa cosa. E secondo me questa invece è una domanda molto interessante, non che le altre non lo fossero, però mi incuriosisce molto. Secondo te, in base anche a quanto abbiamo detto, cioè che prospettive di cambiamento si intravedono con il cambiamento del retail? Che prospettive di cambiamento si intravedono nell'ambiente urbano delle città? Questa è una domanda a 100 milioni. Il punto è che era già in corso, erano in corso dei trend, alcuni dei quali hanno avuto un'accelerazione, altri hanno avuto una brusca battuta d'arresto e potrebbero andare nella direzione opposta, perché quello che si è verificato è uno shock oggettivamente unico, no? Qualcuno l'ha definito tempesta perfetta. Esempio di trend. Le aziende, Tarek giustamente dice doppia accelerazione, che è il libro di cui parlavo prima di Alberto Mattiello, che vi consiglio di leggere perché è molto interessante. Accelerazione 1 era la trasformazione digitale, che già c'era. Accelerazione 2 è il virus, la pandemia, no? Quindi ha accelerato l'alfabetizzazione digitale, la gente è finita online improvvisamente, tutti comprano l'e-commerce, eccetera, eccetera. Ora, il trend del... Qualcuno dice addirittura declino o morte, io direi più cautamente rallentamento delle grandi superfici extraurbane, i centri commerciali per capirci, con minori flussi, era una cosa che stava già succedendo prima. Il trend del rientro nelle città, anche da parte di grandi aziende che spostavano la sede da periferia di Milano o da altri comuni verso il centro della città. Il trend del car sharing, per cui tante persone non hanno la macchina e quindi non possono andare fuori città, tale da convincere player come IKEA, che storicamente aveva grandi superfici in periferia, ad aprire piccoli store in centro città e via dicendo. Questi trend erano già in corso, per cui c'era una concentrazione verso il centro delle città. Esatto. La vendita di prossimità, no? Questo partiva dal presupposto che la città era il cuore pulsante. Quindi le aziende stanno in città, le persone devono vivere vicino alla città per fare meno commute quotidiano, i negozi quindi devono avvicinarsi alla città, eccetera, eccetera, eccetera. La pandemia ha rimesso in gioco un po' le cose. Ti do qualche dato per avere idea. Nel 2018 il 95% degli italiani non aveva mai lavorato da casa. Cioè, presente di che stiamo parlando. Vuol dire che non aveva mai fatto smart working, chi lo faceva in maniera strutturale è diverso, ma il concetto di smart... Nel 2018 il 95% degli italiani non aveva mai lavorato da casa, dati Censis, eccetera. È stato Diciamo di... che è una parola che in Italia è stata presa in considerazione da poco, no? È pure No, una dai. delle più cercate, no, tra virgolette, nel senso, Dipende dai è pure una settori. delle più cercate Sì, negli sì, sì. studenti. Sì. Beh, quello sicuramente. Ma il tema è che non tutti possono, cioè, voglio dire, se fai il muratore o l'elettricista o l'idraulico, non puoi fare smart working. Quindi, da un lato è vero che il 95% delle persone non aveva mai lavorato da casa, dall'altro è vero che solo un terzo più o meno, circa 8 milioni e 900 mila, mi sembra, italiani, lavoratori, possono lavorare in smart working, cioè è tecnicamente possibile per il tipo di lavoro che fanno, comunicazione, finanza, banking, eccetera, eccetera. Per il tipo di lavoro che fanno, tecnicamente possono farlo da casa. È solo un terzo delle persone, quindi sono circa 9 milioni di persone. Dall'altra parte, guardi i dati e vedi che la stragrande maggioranza delle persone in Italia, il 70% della popolazione, vive in comuni di meno di 5.000 abitanti. Allora, comincia a guardare un po' questi dati e dici, però aspetta un attimo, se ci sono circa 9 milioni di persone che possono lavorare smart working e queste persone, secondo questo trend, stanno andando verso il centro delle città.
E adesso però stiamo dicendo che non solo tecnicamente possono non essere in città, ma anche concretamente, perché la pandemia ci ha abituato a lavorare da casa, per cui abbiamo fatto i conti con questa cosa, eccetera, eccetera. Non è che per caso una parte, non tutti, di questi cominciano a dire faccio il famoso south working o comunque non mi prendo più l'appartamento in città che costa un botto, me ne sto in un comune vicino o al paesello di famiglia o che ne so io. Vado in città una notte a settimana, magari vado in albergo, vado in delle strutture di co-living che nasceranno apposta per persone che vengono una notte per fare 2 giorni in ufficio e gli altri 3 giorni smart. Quindi, se questa cosa succede, la città effettivamente si svuota un po'. Non a vantaggio delle periferie, quindi dei famosi centri commerciali che sono in periferia, ma a vantaggio di altri comuni, cioè di altri centri. Quindi mi aspetto, immagino. Ci sarà un ritorno al commercio di prossimità con una minore concentrazione nei grandi centri. Molto interessante. Che non era così scontato prima della pandemia, mettiamola così. Sì, molto interessante immaginarsi un po' questo scenario. Adesso non si vede ancora, direi, no? Anche perché mi sembrano, È esatto, un po' presto, però presto. sto vedendo segnali che vanno in questa direzione, sto vedendo aziende che noi prima della pandemia mediamente era consentito prendere un giorno di smart working a settimana o due, forse due alla fine. Adesso stiamo ragionando su 3-4, cioè fino a, nessuno è obbligato, però se uno ti dice, compatibilmente con il tipo di lavoro che ho da fare, bla bla bla, questa settimana vengo 2 giorni, ok, cioè nel senso, dopo quello che abbiamo passato, ma che secondo me. Che io facessi quelli, i badge, quelli perché il cartellino che si timbra quando vai in ufficio, cioè se io vivessi di quello, mi farei delle domande in questo momento, cioè non so che business avrà nel futuro. Sì, ma poi stavo riflettendo mentre parlavi, no? Che non è solo un cambiamento proprio a livello sociale, ma a livello proprio strutturale, tecnologico, perché comunque sì, ci sarà uno svuotamento delle città, uno spostamento di parte delle persone verso altre zone. Però queste altre zone si dovranno attrezzare delle Sì. tecnologie, delle infrastrutture, quindi sono tutta una serie di cambiamenti in realtà. Sarebbe bello vedere vecchie cascine dismesse, riprese completamente, trasformate in spazi di co-working, cablate, in modo tale che la gente possa andare a lavorare lì. Quindi non stai in casa chiuso, non fai il commute super inquinante, stressante, caotico che facevi prima tutti i giorni, te ne vai nella cascina a piedi, lavori da là in uno spazio di co-working. Sì, credo di sì, sarebbe bello e spero succederà. La verità è che siamo alle porte di una rivoluzione ulteriore dal punto di vista della connettività. Cioè, io mi sono fatto tutto il lockdown lavorando con l'hotspot di questo telefono, senza Brutta problemi. E storia. stiamo parlando di 4G. Il 5G è incredibilmente più potente a livello di banda, di stabilità di segnale, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, l'errore che si fa quando si immaginano le proiezioni sul futuro, no? Quando si dice, secondo me succederà questo, quindi lo svuotamento delle città, però la dotazione tecnologica è di ragionare, ma perché siamo esseri umani, in maniera lineare. La tecnologia non accelera in maniera lineare, cioè il salto dal 4G al 5G, qualcuno ha detto che è come il salto dalla macchina da scrivere al computer. Quindi immaginati la banda che avrai con lo smartphone. E allora ti serve davvero tutta questa infrastruttura tecnologica, bla bla bla, o magari ti basta lo smartphone collegato al 5G? No, non ce l'ho la risposta, perché poi dipende da che lavoro fai, dipende da mille fattori. Però il rischio che uno se ne stia a vivere in barca collegato, no? Col telefono comincia a essere piuttosto concreto, diciamo. È uno scenario interessante. Sì, Sarebbe poi bello. occhio che c'è tutto il tema della socialità, c'è il tema di quegli aspetti del lavoro che passano dal fatto che siamo esseri umani, no? Dal fatto Sì, che sai siamo a quello. gomito a gomito, ti viene A un'idea. proposito di socialità, quello che è stato detto molto in questo periodo è che sì, lo smart working è stato comodo, ovviamente, per ovvi motivi, ma molte persone sentono la mancanza della socialità. Ma questa non puoi trovare una soluzione attraverso la tecnologia. Quindi è Ma un della po' una socialità. controtendenza Sì, rispetto a ma della quello che. socialità però, eh? Cioè, nel senso, Sì, della no, socialità. non della società con i colleghi, della socialità. No, della socialità. Quello ti dico, nel senso che il problema qua è che siamo stati lontano da tutti, non solo lontano dai colleghi. Per cui, immaginati lo scenario in cui tu vivi da un'altra parte, ma con una socialità normale.
non la senti più la mancanza della socialità, capito che intendo? Cioè, adesso tutti stanno dicendo, si mi dice, ah, non ho interazioni sociali, bla bla. Poi ti ripeto, sono il primo a dire che ci sono dei lavori, voglio dire, la coppia creativa, l'art director e il copywriter, cioè quelli vivono insieme, e c'è una simbiosi, cioè certe volte le idee vengono perché uno starnutisce in un modo e fa venire l'idea a quell'altro, da quanto spesso sono allineati e lavorano all'unisono, no? E quella cosa lì non può passare da uno schermo. Infatti, il grande tema in questo momento è che tutti ragioniamo in termini di skills digitali. Quindi prima si diceva, no, i piccoli negozi non hanno le competenze digitali, per le persone di una certa età non hanno le competenze digitali. Cioè, c'è chiarissimo quali sono le competenze digitali che dobbiamo sviluppare. No, dobbiamo imparare a usare gli strumenti di scrittura, la connessione, cioè, c'è chiaro. Le competenze digitali da sviluppare ci sono chiare. Quello che non è molto chiaro e di cui nessuno parla, a mio avviso, è quali sono le competenze tipicamente umane su cui anche lì siamo tutti d'accordo. L'empatia, la creatività, la capacità di stabilire una connessione emotiva, la capacità di tollerare un certo livello di ambiguità che è tipica delle decisioni umane, tutte quelle cose lì, chiarissimo. Ma come si fanno queste cose con uno schermo di mezzo? Cioè, ok, le skills digitali, ma le skills umane al digitale, cioè nella digitalizzazione, come si sviluppano? Esempio banale, insegnare. Posto che uno è bravo a insegnare, la sua bravura passa dalla sua capacità di essere un buon divulgatore o divulgatrice, dalla sua capacità di trasferire contenuti, dalla sua capacità di leggere l'umore di chi sta di fronte. Quindi se uno si sta abbioccando, magari fai una battuta, cerchi di spezzare, lo tiri in mezzo, lo coinvolgi. Se uno è seduto in ultima fila, è timido o è uno che vuole sgattaiolare prima e si vuole fare i fatti suoi al telefono? Queste cose le capisci guardandole le persone. È difficile capirle con uno schermo di mezzo. E quindi come si sviluppa quella competenza nei docenti? Che magari erano bravissimi in aula, ma cioè, metti che un docente è timido, posto c'è uno scenario, e in aula è sempre un po' a disagio perché non è una persona estroversa, disinvolta. Adora quel lavoro, lo fa con passione, ma non è particolarmente efficace nel trasferire contenuti. Magari quel docente con uno schermo di mezzo su Teams è un fenomeno, perché gli hai tolto tutto quell'aspetto che lo intimoriva e intimidiva e diventa un fenomeno a trasferire contenuti. Viceversa, uno che era bravissimo, showgirl, showwoman, showman, dal vivo, qua manca tutto e non riesce a farlo. Quindi skills digitali, ok, skills umane al digitale, come si fanno? Visto che stiamo assumendo che si svuota la città, facciamo lo smart working, viviamo con lo schermo di mezzo e bla bla bla. Chi ce le allena queste competenze? Come si fa? Se trovi qualcuno che lo fa, bene, secondo Hai me ha un lavoro in futuro solido. lanciato una bella domanda a cui io non ho risposta. No, nemmeno io, ovviamente. E per tornare a noi, quali sono, secondo te, ma sì, in generale, secondo te, le opportunità che l'aspetto virtuale, che è sempre più presente, oggi può offrire alla sopravvivenza della realtà fisica? Ma per quello che dicevo prima, io non riesco a concepirla in questo modo. Cioè, Sì, la dicotomia non riesco a viverla, quindi. ma immaginati i piccoli commercianti. Ok, torno a quello che dicevo prima. A la vedo in maniera esponenziale, cioè non devono pensare di dover fare tutto da soli, quello è una follia. La mia pescheria di fiducia è diventata la mia pescheria di fiducia durante il lockdown, perché il proprietario ha preso WhatsApp e ha cominciato a mandarmi le foto del pesce e si è messo su un sito che era io resto a casa punto delivery, dove c'erano tutti gli esercizi commerciali di prossimità che si erano inventati il delivery. Tu chiamavi al telefono, vecchia maniera, proprio a voce: buongiorno, vuoi sapere, fate consegna, sì, nella mia zona, sì, bene, mi porti un'orata, sì, me l'ha portata, era buonissima. Da quel momento mi ha chiesto il numero di cellulare e lui mi manda le foto del pesce la mattina e mi dice, oh, io ho questo, tutto buonissimo, quello lì te li consiglio perché so che ti piacciono quelle, vuoi comprarlo? Sì, gli mando WhatsApp e mi porta il pesce. Ora, questo non è che ha fatto l'upgrade all'ultima soluzione di e-commerce, all'ultima suite tecnologica del mondo, sta usando WhatsApp, quindi ha concepire diciamo, l'omnicanalità, se vogliamo, quindi l'accesso ad una molteplicità di canali, prioritizzando quello che è l'esigenza del tuo cliente, si può fare con WhatsApp, si può fare con Instagram, si può fare con Facebook, si può fare
con Google, facendoti una card dignitosa. Cioè, ci sono ormai, è talmente accessibile ormai che a mio avviso è più un tema di comprensione vera. Cioè, il problema vero è che queste persone che non hanno, per mille ragioni legittime, la giusta alfabetizzazione digitale, le giuste competenze, eccetera, spesso sono spaventate da quello che non conoscono, dalla complessità apparente che c'è dietro, e magari sono anche state un po' prese in giro da un po' di pseudoconsulenti che hanno chiesto un sacco di soldi, hanno portato pochi risultati, pochi benefici, eccetera, e quindi sono scoraggiate. Ma esattamente come durante il lockdown una miriade di over 70 hanno dovuto comprare online per la prima volta. Prima volta. E oggi quelle persone comprano tranquillamente online perché hanno superato una soglia psicologica verso una cosa che credevano fosse ipercomplessa e chissà come si fa e chissà quali competenze assurde devo sviluppare. Così, a mio avviso, tanti esercenti dovrebbero provare a chiedersi, ma posto che la priorità è qual è il problema che sto cercando di risolvere ai miei clienti? Quindi non io mi voglio mettere online perché secondo me no, non si funziona così. Partiamo da i miei clienti, chi sono? Quali altri clienti potrei avere che non ho? Perché non li ho? C'è un'opportunità nel chiedere il numero di cellulare a queste persone ogni volta che vengono in negozio o di lavorare con tutti gli esercizi commerciali del mio quartiere e dire ragazzi, ma perché non ci mettiamo tutti insieme e mandiamo una newsletter a tutte le persone che vivono nel quartiere con ciascuno le proprie offerte? Lo sto sparando. Non sono cose folli, sono veramente fattibili per chiunque abbia un minimo di conoscenza di come si fa, no? Perché pagina Facebook del quartiere ci vuole tanto, in cui ciascuno posta delle offerte, cioè non sono cose folli, no? Si possono fare. Quindi io credo che le tecnologie sono. La tecnologia è un mezzo per un fine. Capiamo qual è il fine, ragionando su quelle che sono le priorità delle persone, e poi la tecnologia la troviamo. Chiaramente c'è bisogno di qualcuno che li aiuti. Cioè, nel senso, c'è bisogno di consulenti seri che non vogliano fregare queste persone, che sappiano che queste persone hanno bisogno di toccare con mano, di avere risultati di breve periodo, che non hanno grandi capacità di spesa, che sono anche un po' diffidenti, bla 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 bla, e che abbiano realmente voglia di supportarle facendo bene. Per cui. Sì, questa domanda era anche per rispondere all'intervento di Emanuele, che aveva poi hai risposto anche tu, che aveva appunto chiesto se WhatsApp può essere un mezzo per tenersi in contatto Tutta la vita, efficacemente con i tutta la vita, consumatori. tutta la vita. Soprattutto se lo tengono acceso, perché sai che adesso ci sta stare la gestione dei dati, sono un po'. Se Sì, ne che poi. usciranno in qualche modo, però. No, che poi in realtà in Italia, no, in Europa siamo protetti, no? In Europa siamo protetti. Dal GDPR. Sì, anch'io ho avuto delle difficoltà a spiegarlo a mio nonno. Beh, normale, Eh normale. no, sì, sai, sono girate un sacco di notizie false come sempre, quindi. Ma quali sono, anche in base alle aziende, anche del settore della moda, ad esempio, dato che stai scrivendo un libro a riguardo, quali sono i touch point da presidiare maggiormente? Certo, sì, dirai, non è uguale per tutti. No, ma per le aziende di moda, dici io in generale? No, dico in generale, ma prendendo come esempio anche il mondo della moda, dove comunque vengono presidiati molti touch points, Il no? mondo della moda è interessante, cioè se stanno succedendo delle cose pazzesche, su Bottega Veneta che esce da tutti i social, dici ok, ma fa No, bene, perché fa poi non è male. ricomparsa con una nuova campagna? Sì. Ma secondo me lì il tema è che un po' per sensazionalismo, un po' perché tutti hanno poco tempo e quindi dobbiamo fare i titoloni di giornale, e si approfondisce poco perché abbiamo poco tempo. E da questo punto di vista, Clubhouse, di cui qualcuno mi ha chiesto qua sotto, è interessante perché proprio perché non si basa sull'apparenza, ma sulla sostanza per definizione, nel senso che se non c'è niente da dire, lì c'è ben poco da fare il fenomeno, tutti dicono che c'è solo voce, quindi. E quindi quello è un approfondimento, quello è un trend interessante, no? Nel senso che Clubhouse poco fa ero su Clubhouse, stavo parlando di Made in Italy Ho visto, era ti ho pure interessante. Ah, seguito. grande. E quindi ti dico, uscire dai social è un titolone, però
entriamoci un attimo dentro. Non avere il tuo profilo non vuol dire essere fuori dai social. Vuol dire che tu puoi tranquillamente comunque collaborare con dei blogger, con degli influencer o con dei giornalisti, i quali possono tranquillamente scrivere il tuo prodotto, mettere un bell'hashtag, quindi non at, ma hashtag, e comunque tu avrai ricercabili peraltro una serie di contenuti col tuo hashtag che continuano a rimanere online e continuano ad alimentare il passaparola, eccetera, eccetera. Chiaramente se non hai il tuo profilo, non hai una tua audience, non hai i tuoi dati, i dati di queste persone, non ci puoi interagire, tutto quello che sappiamo. Però uno potrebbe dire, non è il caso di Bottega Veneta, ma uno potrebbe dire, quanti di quelli che sono sulla mia pagina sono acquirenti del mio prodotto? Probabilmente pochissimi. Probabilmente la maggior parte sono amanti del brand, ma non sono reali acquirenti. E se uno ha una priorità commerciale, ripeto, non è il caso di Bottega Veneta, non voglio parlare, cioè non è cool il tema. Però in generale, uno deve capire a cosa mi serve, torno al solito discorso, no? Cioè, qual è il motivo per cui ho questo canale? Che cosa ci faccio? Voglio alimentare il brand, voglio vendere prodotti, voglio fare content to commerce, cioè veicolare contenuti che mi servono per vendere, voglio rimanere costantemente in contatto e in dialogo con la mia audience, dipende, anche lì è complicatissimo. Peraltro, Instagram è anche un canale di vendita, nel senso che va visto anche in quell'ottica. Quindi, anche qua la risposta non ce l'ho. Quali canali presidiare? Ti direi, guarda, ti rispondo, si può dire paraculo alle 9:46? Sì, ti rispondo a paraculo. Non ci sono, i bambini sono già a letto. Sono fuori dalla fascia protetta. Tutti i canali che hanno senso per il tuo interlocutore e per le tue priorità aziendali. Quindi ci saranno dei Anch'io canali in cui funziona sono meglio il d'accordo. branding e dei canali in cui funziona meglio spingere il sell out. Qual è il tuo obiettivo? Ci saranno dei canali che sono più efficaci sulla tua audience attuale, dei canali che sono più efficaci su quella potenziale. Qual è il tuo obiettivo? Allargare la base clienti o fidelizzare o cambiare il tuo posizionamento e quindi la tua percezione su quelli attuali? Di conseguenza rispondi a questa domanda. È indubbio che mantenere vivi dei canali proprietari costa un patrimonio in termini di produzione di contenuti, di moderazione, di collaborazione con gli influencer, eccetera. Ed è indubbio che se non fai quell'investimento e lo fai in un'altra direzione, avrai dei benefici potenziali in quanto investimento in un'altra direzione. Cioè, No, poi l'errore che l'advisor che dopo fanno. 27 anni, non mi ricordo più, non sponsorizza il Super Bowl e non fa uno spot al Super Bowl. Considerando che uno spazio al Super Bowl costa, adesso non ho visto le quotazioni di quest'anno, ma Milioni. milioni di euro per il flight, cioè, scusami, per lo slot, per lo spazio, più milioni di euro per produrre un contenuto adeguato. Più milioni di euro per veicolare quel contenuto anche online, con digital PR, eccetera, eccetera. Questi 10 milioni, faccio cifra tonda, sono molti di più in realtà, ma diciamo 10 milioni. Se io li spendo in questo momento per, invento, costruire dei chioschi brandizzati da dare gratuitamente a chi deve fare i vaccini per il Covid. Non è che per caso sto facendo qualcosa di eticamente corretto, di socialmente utile, che mi ritorna in termini di reputazione e ha un media equivalent di molto di più, stavo distruggendo una lampada, di molto di più di quello che mi sarebbe ritornato. Non ce l'ho la risposta, non è così scontato, non è detto, ma sono domande che dei professionisti si devono fare e sono domande che quelli che troppo frettolosamente si affannano a dire ah, hanno sbagliato, uscire dai social perché bla bla bla, forse dovrebbero farsi prima di essere così sensazionalisti, titoli, eccetera. No, io sono molto cauto perché è troppo complesso, non si può decidere e scegliere così. Quindi, quali canali presidiare? È che te devo dire, E poi a dipende. proposito di costi che hai nominato, poi uno degli errori che fanno spesso molti è di presidiare troppi canali, no? E quindi, come hai detto tu, bisogna presidiare solamente quelli utili, quelli veramente utili, anche perché sono dei costi in termini di Sì. risorse, soldi. Altri li puoi presidiare con terze parti, come dicevamo, grazie alla Esatto. collaborazione, altri puoi scegliere di non presidiarli perché non riesci. Esatto, sono d'accordissimo. Stanno arrivando anche tante domande. Vabbè, nel caso aveste domande, fatele nel form perché c'è il form apposta, almeno ce le gestiamo meglio perché sennò diventa un casino. Cliccate sul punto interrogativo. Giusto, è ancora Esatto. così, eh? Eh sì, c'è lì il punto interrogativo di Ah, io non lo fianco vedo. al. No, non lo vedi? Eh no, a me non lo dà perché non, spreco Ah, mai. appare solo a me allora.
Vabbè, insomma, c'è un punto interrogativo, ci cliccate sopra, scrivete. Per quanto riguarda invece gli smart speaker e tutti i dispositivi di questo tipo, e anche la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale e il machine learning, quanto manca al fatto che saranno a tutti gli effetti utilizzati nel mondo del retail? Perché sono ancora utilizzati molto poco. Cioè, come mai ci si investe così poco? Anche perché le tecnologie oggi ci sono. Allora, Quindi perché? proviamo anche qua a mettere un po' d'ordine. Gli americani dicono just because you can, it doesn't mean you should. Quindi il fatto che si possa fare non è detto che si debba fare, cioè il fatto che la tecnologia ti consente di farlo non è detto che tu lo debba fare, Certo. no? È rilevante per i miei clienti? Le persone sono pronte ad interagire con una macchina come farebbero tra esseri umani? Sono pronte a parlare con un robottino anziché con un altro essere umano? Bla bla, non, anche qua dipende, non ho la risposta, dipende da qual è il tuo target, bla bla bla, però indubbiamente c'è un tema da porsi da questo punto di vista. Anche perché i computer, i robot, gli smart speaker, tutto quello che vuoi, non sono realmente intelligenti. Si chiama intelligenza artificiale per un motivo, è artificiale. Non è reale intelligenza quella, non è intelligenza umana. L'intelligenza umana è quella che consente ad un essere umano di esercitare o meno la propria intelligenza in funzione delle situazioni, mettendoci dentro una certa empatia, compassione, amore, sensazioni, ambiguità, romanticismo. Sono delle cose che le macchine non possono provare, che è la ragione per cui se tu giochi a carte o a scacchi con un computer, perdi, punto. Cioè, se, devi abbassare il livello di difficoltà per poterci giocare, se no ti massacra. Perché qualsiasi attività rutinaria in cui prevale la capacità di calcolo, una macchina ti massacra, punto. Non ne esci. Ci sono però delle volte in cui quando tu giochi a scacchi, soprattutto se, come nel caso mio, impari a giocare a carte con la tua bisnonna, io ho imparato a giocare a carte con la mia bisnonna, lei, c'erano delle volte in cui mi faceva vincere e delle volte in cui mi faceva perdere. Cioè, finché io non sono arrivato al livello che la partita ce la giocavamo, quindi si vinceva o si perdeva a seconda di come andava, c'erano delle volte in cui lei mi faceva vincere e delle volte in cui mi faceva perdere. E in quel modo mi stava educando. Perché c'erano delle volte in cui mi vedeva giù di morale e mi faceva vincere per tirarmi su di morale. C'erano delle volte in cui mi aveva surclassato 10 volte di fila e io mi stavo demotivando e lei mi voleva rimotivare. C'erano delle volte, capisci che intendo, no? Quindi è un essere umano che ha la sua intelligenza e decide se esercitarlo o meno. Quella è l'intelligenza vera. Le macchine non fanno quella roba, ma le macchine replicano delle cose che qualcuno ha insegnato loro. Tant'è vero che le volte che non è andata così, ci siamo preoccupati tutti. Quando è che non è andata così? Quando ad un supercalcolatore hanno insegnato un gioco. Scusami, si è scaricata la batteria Ah, del telefono, quindi. non preoccuparti. Ci si è preoccupati quando ad un supercomputer hanno insegnato un gioco, fai scacchi, adesso non è scacchi, è un altro gioco molto più complesso degli scacchi, con molte più combinazioni di cui in questo momento mi sfugge il nome, e questo ha cominciato a vincere. E fino a là, ok, la sua capacità di calcolo è superiore. Ci si è cominciati a preoccupare quando lui faceva delle cose che nessuno gli aveva insegnato, quando applicava degli schemi che non erano quelli che qualcuno gli aveva insegnato, cioè di fatto qualcuno ha detto, ha iniziato a pensare, non è che stava pensando. Però stava andando oltre l'applicazione dei framework, degli schemi che gli esseri umani gli avevano dato in pasto. E quindi la tentazione lì è stacco la spina perché non so dove sta andando. Quindi, fatta questa premessa un po' etica, no? Sull'intelligenza artificiale, non artificiale, eccetera, eccetera, volevo portarti a riflettere sul just because you can, it doesn't mean you should. Cioè, il 5G porterà al boom dell'Internet of Things, oggetti connessi, beacon intelligentissimi, oggetti che si parlano tra di loro, il frigorifero che la mattina ti dice vuoi mangiare il pollo stasera e piazza un ordine su Amazon e ti arriva il pollo, il forno che si accende quando stai tornando e trovi tutto. Cioè, sì, si potrà fare, ma lo vogliamo veramente? Ha senso veramente? Che facciamo se il mio assistente virtuale, che è magari il mio smartphone, io e lui concordiamo che io sono a dieta e quindi mi dà giustamente le dosi, le cose che devo mangiare, e il frigorifero mi dice: vuoi mangiare il pollo stasera? E il telefono dice: no, non lo puoi mangiare il pollo. E io voglio il pollo. Poi glielo spieghi tu all'intelligenza artificiale che tu il pollo lo vuoi. E se ti dice che quel giorno devi camminare per smaltire,
Tu scendi in garage e non ti tira sulla saracinesca perché ha deciso lui che tu devi camminare. Poi che facciamo? Cioè, spacchi il telefono, litighi con l'intelligenza artificiale. E se invece ha una voce suadente, non so se hai visto l'ultimo spot di Alexa, credo sia. Non mi ricordo. Vabbè, No, insomma, forse no. fondamentalmente c'è lei che si mette a parlare da sola perché sta parlando con lo smart speaker. E c'è il marito che comincia a guardarla, 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 e non capisce con chi sta parlando. E alla fine lei immagina un essere umano, un uomo bellissimo, lo chiama per nome, eccetera, eccetera, si innamora, come nel film di qualche anno fa, si Aiuto, innamora. molto, molto Black Mirror. Sì, molto Black Mirror. Ma infatti Black Mirror è interessante da guardare, proprio per quello, no? Nel senso che sono tutti futuri possibili, magari. No? Comunque, punto qua è, just because you can, it doesn't mean you should, ricordiamocelo. Ci sono temi etici assolutamente da considerare. Ciò detto, ci sarà un'evoluzione notevole, nel senso che è indubbio che se ben gestita questo salto ulteriore che faremo dalla macchina da scrivere al computer con il 5G può portare delle novità importanti. Le macchine che si guidano da sole in questo momento fondamentalmente non si stanno diffondendo per due ragioni. Una è, tre, diciamo, una è infrastrutturale. Cioè le infrastrutture, i guardrail, le strisce, i semafori, cioè sono troppo vecchi, quindi non si parlerebbero con un computer. Due, perché il 4G non è abbastanza stabile e non passa abbastanza dati, e quindi la macchina non riesce a scambiare abbastanza dati da essere affidabile, quindi ci vuole il 5G, e sta arrivando. Tre, perché c'è un tema etico, perché c'è un tema culturale che dobbiamo superare. La macchina, se fa un incidente, l'assicurazione ti copre? Se non stavi guidando tu, è colpa tua? Se investi qualcuno, di chi è la responsabilità? Se la macchina sbanda e deve scegliere se sbandare verso destra o verso sinistra, e a destra c'è una vecchietta sulla sedia a rotelle, a sinistra c'è una scolaresca, e la macchina deve scegliere se sbandare da una parte o dall'altra, da che parte sbanda? Chi lo decide? Chi la programma per scegliere? Quindi è complicato. Culturalmente, eticamente, moralmente, e quindi just because you can, 5G infrastruttura che ad un certo punto saranno apprezzate, it doesn't mean you should, perché non è detto che saremo pronti. Quindi per rispondere alla tua domanda, visto che si può, perché ancora non si fanno investimenti? Cioè, perché non c'è uno use case chiaro e un business case chiaro, cioè non c'è ancora chiarezza sul ok, quindi poi che ci facciamo? E chi lo governa e che benefici ho e come mi ritorna indietro questa cosa? Quali sono i rischi? E quindi insomma un Ma po' tu te complicato. lo vedi un futuro in cui entri in un negozio e vieni assistito interamente da un robottino? Dipende da cosa devo comprare. Cioè, se è un acquisto a bassissimo coinvolgimento in cui non mi frega nulla, io l'unica esperienza che voglio è entrare e uscire più velocemente possibile e il robottino mi serve subito, l'umano devo aspettare che finisca con le due persone che sono prima di me. Va benissimo il No, robottino. chiaro, questo Chiaro che scenario se che hai devo comprare detto. una borsa a 5.000 euro, aspetta Esatto. un attimo, anche no. Per quello, Esatto, come al questo solito, devo scenario che hai rispondere detto andrebbe. dipende. Esatto, questo scenario che hai detto andrebbe, diciamo, fitterebbe perfettamente in un supermercato. Però quando ti trovi a dover comprare un determinato prodotto, magari di fascia più alta. Se vuoi fitta ogni volta in cui non hai bisogno di essere ispirato, né di avere approfondimenti, né di avere informazioni, ma sai esattamente quello che vuoi, e l'unica cosa che vuoi è quel prodotto perché lo sai. Cioè, se anche tu devi comprare una macchina, cioè io la mia macchina l'ho comprata online, non tecnicamente, ma non l'ho mai vista prima di averla, l'ho configurata online perché sapevo già com'era, la conoscevo, l'avevo già vista altre volte, non la mia. Ne avevo viste altre, per cui non avevo bisogno di rivederla per accertarmi che le portiere tenessero e che dentro fosse comoda. Quindi mi sono limitato a scegliere i colori, le dotazioni tecnologiche, i cerchi, le ruote, giusto? Nonostante fosse ad altissimo coinvolgimento emotivo, molto costoso, bla bla bla. Quindi avrei interagito con un chatbot se ne avessi avuto bisogno tutta la vita. Non ho bisogno di essere né convinto, né ispirato, né di cambiare né di essere rassicurato. Ho delle domande basiche, tipo: dal configuratore non mi fa abbinare il sedile nero col cruscotto bianco, non è che si può fare lo stesso. Se me lo dice un chatbot anziché un essere umano, a me interessa il giusto. Quindi dipende da quanto sei in una fase del customer journey rispetto a quel tipo di prodotto o servizio, in termini di ispirazione, quanto hai bisogno di assistenza, quanto invece vuoi solo fare una transazione perché ti è chiaro.
se c'è un consiglio che darei a tutti quelli che ragionano su questi temi è smettiamola di chiamarli punti vendita, perché non è detto che la vendita venga là, sono punti fisici, brick and mortar, se vuoi chiamarli come dicevi tu, in cui succedono cose, in alcuni casi si compra, in alcuni casi no. Oh, 22, Urca, un'ora 22. perfetta e c'è una domanda. Guarda che C'è ti una stacca domanda? Instagram, tra un po' ci butta fuori tutti e due. Sì, infatti, come possono i last milers cogliere l'opportunità della decentralizzazione dell'urbanizzazione? Non l'ho capita. Aspetta, come possono i last milers cogliere l'opportunità? Della decentralizzazione dell'urbanizzazione. Forse si lega a quello Sì, che si stavo lega a dicendo quello, prima. però urbanizzazione, mi è chiaro cosa vuol dire, decentralizzazione è il Sì, contrario forse dell'urbanizzazione? intende quando stavamo parlando dello svuotamento dei centri. Quindi l'opportunità della decentralizzazione, quindi dello svuotamento, o dell'urbanizzazione, quindi del popolamento dei centri? Cioè, quale delle due? Come possono cogliere uno o l'altro? No, mi sa che lui intende del popolamento di altri centri. Ah, ok, di decentralizzazione, quindi dal centro della città. E quindi come possono... devono aprire negozi! Cioè, il punto qua è, il commercio di prossimità ha un'opportunità pazzesca, perché se in Italia ci sono il 70% dei comuni ha meno di 5.000 abitanti, e di colpo questi abitanti diventano 6.000, dico per dire, perché cominciano a ripopolarsi e le persone... Evidentemente tutti quelli che avevano un esercizio commerciale in crisi, visto che c'era il 20% o il 30% di popolazione in più che era abituata a vivere in città, con una soglia di spesa più elevata, abituata a dei servizi più elevati, lì c'è un'opportunità, perché se tu apri e rispondi all'esigenza di uno che è autospendente, alfabetizzato digitalmente, che era abituato a spendere, a uscire tutte le sere a cena perché viveva in città e adesso viene a vivere in un comune, beh, cavoli se ci sono delle opportunità da cogliere lì, perché si ripopolano con una fascia di popolazione attiva, mediamente altospendente, dico mediamente rispetto alla media di chi probabilmente vive in quel posto, con un'alfabetizzazione digitale mediamente più elevata, con un'attitudine a vivere servizi di un certo tipo più elevata, e quindi c'è un'opportunità, secondo me, pazzesca, posto che si verifichi la decentralizzazione di qui sopra. Poi magari ci svegliamo quando si sarà fatta l'immunità di gregge, tutto per tutti i vaccinati, eccetera, e ritorneremo tutti a fare quello che facevamo prima, a ripopolare le città e a tornare a fare tutto quello che facciamo prima. Spero di no. Io non ci, cioè, confido che saremo sufficientemente intelligenti da non fare quello che è stato definito un great reset. No? Il World Economic Forum ha detto questo sarà un great reset. Il reset è quello che fai quando ti si impalla il computer o il telefono e fai il reset. E questo, cioè, il massimo che tu speri in quel momento è di ritornare dove eri prima, cioè sullo Sì, stesso speriamo documento che. senza aver perso niente. Io non voglio fare il reset, io voglio un dispositivo nuovo, cioè voglio Speriamo cambiare. che, esatto, che si apprenda da quanto accaduto. E Matteo Yes. ci fa i complimenti e ci dice di farne altre. Sarebbe Tu ne bello. fai altre, tu farai un ciclo adesso, Sì, adesso tu sei stato il primo, quindi abbiamo aperto grande, orgoglioso, onorato. nel migliore dei modi, sì, adesso continuiamo fino ad aprile. Bene, good luck. Quindi grazie e speriamo di farne un'altra insieme, Faccio magari più l'ultimo. avanti. Eh? L'ultimo. Ah, chiudi, Esatto, sono la apri prima e quindi il l'ultima. ciclo. Esatto. Grazie Giuseppe, è A te. stata veramente super interessante per me e per tutti quelli che ci hanno ascoltati, quindi veramente grazie A te, mille. Abbiamo buona finito serata. pure in tempo, quindi buona Ciao a serata tutti, e grazie. preparati per il lunedì. Assolutamente, adesso vado a mangiare, fatti i ravioli, devo mangiare. Ancora? Eh sì, Allora ho finito tipo 5 buon minuti prima della diretta e smattarellavo. Allora Ciao, buon appetito. grazie Ciao mille, ciao a tutti, Giuseppe. ciao ciao. Ciao ciao.